cuor non sa che dir, con arte magica ti saprò dir quale via seguir. Tu sei piena di fastidi e le cose vanno mal, con arte magica posso trovar che cosa devi far. Salagadula, micicabula, bibidi bobidi bu, se le pronuncio che avviene laggiù, bibidi bobidi bu. Cristina, mi chiamano tutti, come devo fare? Dico, ma ti stai preparando per, certo, presentare il premio Fabula. Anche perché sono affiancata da Andrea Volpe, che tu adori. Io amo. Amiamo Andrea Volpe. Siamo insieme, vieni anche tu per piacere a dire che amiamo. Vieni Francesco, anche tu ami Andrea Volpe. Con tutto quello che concerne a un essere umano di battere e verso il futuro e quello che... Ok. Grande Francesco D'Antonio, i suoi interventi impreziosiscono sempre questi momenti. Allora, nervosa? Un pochino. Un pochino, perché insomma si è sempre un po' emozionati. Ci vuole l'ansia, un attimino, le farfalle allo stomaco. Senti, ma come tu hai conosciuto Cristina D'Avena? Hai avuto modo di incontrarla? È la prima volta questa, sì. No, come ti sembra? Bellissima. È vero, c'è pure io. Molto disponibile, favolosa, è il mio mito. È vero, c'è pure io. Sono più emozionata per aver conosciuto Cristina D'Avena che perché devo presentare questa sera. Quindi, perfetto. Fai 50 e 50. Perché 50 poi, e 50. A pubblico, insomma, che mi piace sempre 50 e 50. Va bene, sono emozionata allo stesso modo. Sei emozionata anche perché devi presentare con Andrea. Certo, certo. Sono emozionata anche perché mi sta facendo questa intervista molto profonda in ginocchio. In ginocchio. A proposito dell'intervista in ginocchio. Ci vogliamo alzare. No, appunto per questo dico, mo voglio di tu fare la presentatrice, sei brava, hai conosciuto Cristina D'Avena, certo. Mi dovessi fare una cortesia. Dimmi, però, sei disponibile a farmi una cortesia? Dipende. Mi era una mano a mai, sa, perché sono rimasto insomma un attimino bloccato. A disposizione, sono ancora giovane, cara. Eccola qua, no, era uno scherzo per farvela vedere nella sua splendida forma, guardate, guarda, fai la giravolta, falla un'altra volta, basta. È vero. Ecco. Diciamo anche dove, perché Ludoteca Patapunfe. Ecco così. Facciamo anche la pubblicità. Se volete incontrarla, lei, certo, e il marito, insomma, stanno lì. Mi trovate lì. Alla Ludoteca Patapunfe. Bravissimo. Va bene, io ti... come si dice in questi casi? In culo alla balena. In culo alla balena, non lo so. Come si dice? In culo alla balena. In culo alla balena si dice. In culo alla balena. In culo alla balena. Ok, grande. Ciao. In culo alla balena.